Buonasera a tutti, tutte. Questa è una delle tante assemblee che stiamo organizzando per discutere di varie tematiche politiche e sociali, soprattutto sull'emergenza Covid-19. Siamo ancora in piena pandemia a livello globale, con milioni di infettati, centinaia di migliaia di morti in tutto il mondo. E siamo molto lontani da una possibile soluzione, purtroppo. Non sono stati fatti da nessuna parte delle politiche efficaci per combattere questo virus, cioè nessun governo nel mondo ha avuto come preoccupazione principale la vita umana. Governi come quello di Trump negli Stati Uniti o come di Bolsonaro in Brasile hanno addirittura negato la pericolosità di questo virus, solo per non fermare la produzione e continuare a fare profitto sullo sfruttamento e morte di tanti lavoratori e lavoratrici. In questo contesto di emergenza sanitaria, i più colpiti sono stati gli strati più poveri, gli oppressi della società, soprattutto le donne, i neri, attraverso il razzismo e il maschilismo. In Brasile, i più colpiti sono stati gli indigeni, i neri delle favelas. In Europa, gli immigranti, principalmente gli africani, che continuano ad essere sfruttati anche durante l'emergenza sanitaria. Per parlare su queste problematiche, oggi abbiamo invitato la compagna Vera del PSTU brasiliano. E lei è anche dirigente della LIT, la Liga Internazionale dei Lavoratori, e Daniele Cofani, operaio di Alitalia e dirigente del PDAC. Questo dibattito sarà registrato e poi pubblicizzato nei nostri social media, su Facebook, Instagram, YouTube e principalmente sul nostro sito web www.partitodialternativacomunista.org, lì dove potete trovare diversi articoli e tutte le assemblee precedenti che abbiamo fatto. Allora passo la parola a Vera, farò io la traduzione simultanea del suo intervento. Chiedo scusa per qualche sbaglio, da brasiliana sicuramente non uscirà un italiano perfetto, ma farò il possibile per tornare capibile quello che ci viene a spiegare stasera Vera sulla situazione in Brasile rispetto al razzismo e al genocidio indigena. Oi Vera, obrigada por aceitar o convite, podemos começar. Boa noite, Natália. Boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão acompanhando essa nossa assembleia. Buonasera a tutti i compagni che ci stiano seguendo questa sera. Boa noite especial aos companheiros e aos camaradas que dirigem o PDAC aí na Itália. Buonasera, un saluto speciale ai compagni dirigenti del PDAC che partecipano di questa assemblea. Aos militantes do PDAC. A tutti i militanti del PDAC. E aqueles que aceitaram o convite dos militantes e dirigentes do PDAC para participar dessa nossa assembleia, dessa nossa plenária. Un saluto speciale anche a tutti che hanno accettato l'invito di partecipare di questa assemblea stasera. Eu moro no Brasil, nasci aqui nesse Brasil que é imenso e é um país de dimensão continental. Abito in Brasile, che è un paese enorme di dimensione continentale, non è un paese, è quasi un continente. É quase um continente. Para se ter uma ideia, nós temos aqui no Brasil 200 e quase 209 milhões de habitantes. Per avervi un'idea, in Brasile ne abbiamo 209 milioni di abitanti. Bom, e como nós vamos falar do sistema capitalista e do racismo e como esse sistema se utiliza
dessa nossa diferença, que é uma diferença biológica, para nos dividir e para maltratar os negros. Oggi, come parleremo del razzismo e la relazione con il capitalismo e come il capitalismo si utilizza del razzismo per dividere la nostra classe? Vou trazer um pouco para vocês da realidade dos negros e negras da classe trabalhadora brasileira. Voglio spiegare un po' la realtà dei neri. Della realtà dei neri della classe lavoratrice brasiliana. Ma non solamente, vamos falar do conjunto da classe trabalhadora brasileira e também fazendo un po' dessa sua relação com a classe trabalhadora mundial. Non solo dei neri, ma di tutta la classe lavoratrice in suo conjunto e facendo anche una relazione con la classe lavoratrice a livello mondiale. Porque se nós vamos falar do capitalismo, é impossível falar do capitalismo falando dele num só país. Porque se dobbiamo parlare di capitalismo, è impossibile parlare di capitalismo parlando solo di un paese. Seria o mesmo absurdo que dizer que é possível existir um socialismo em um só país, como diziam e dizem ainda os stalinistas. Sarebbe lo stesso assurdo che dicono gli stalinisti che è possibile avere il socialismo in solo uno paese. Bom, então, nós vamos falar um pouco dos números, mas o mais importante é que saibamos que os números, apesar de ser uma representação, quando nós falamos dos números, não esqueçamos nunca que nós estamos falando dos nossos irmãos de classe. Ne parleremo oggi di numeri, ma non possiamo mai dimenticare che quando parliamo di numeri stiamo parlando dei nostri fratelli di classe. Stiamo parlando di uomini, di mulheres, di jovens che saem todos os dias para trabalhar, para buscar o seu sustento. Stiamo parlando di donne, uomini, giovani che escono da casa tutti i giorni per cercare il vostro sostegno. O estaremos falando di homens, mulheres, jovens che estão sem poder trabalhar para garantir o seu sostegno. Parleremo anche delle donne, degli uomini e dei giovani che sono in questo momento disoccupati e non hanno condizione di avere un sostegno. E con isso, o sistema capitalista retira de nós o direito à humanidade. E così il sistema capitalista ci toglie il diritto all'umanità. Porque os seres humanos dependem do seu trabalho para sobreviver. Perché gli esseri umani dipendono del loro lavoro per sopravvivere. Para ele e para sua espécie. Per la sua sopravvivenza e la sopravvivenza della sua specie. Por outro lado, eu vou falar do racismo, mas não como uma estudiosa desse tema, porque não sou uma intelectual. Dall'altra parte parlerò sul razzismo, sul tema del razzismo, ma non sono una intellettuale, non sono una grande esperta di questa tematica. Non sono esperta di jeito nenhum, ma io vivo questa realtà come tantos milioni di brasileiri. Non parlo da una intellettuale, ma parlo da chi vive questa realtà come tanti altri brasiliani. O sistema capitalista, quando falamos do sistema capitalista, nós estamos falando de um conjunto de relações econômicas, políticas, das relações entre as pessoas para trabalhar, para sobreviver e as condições em que essas pessoas trabalham, vivem e como a riqueza produzida pelo conjunto da classe trabalhadora é distribuída nessa sociedade.
Quando parliamo del capitalismo, parliamo di una serie di relazioni, di rapporti, di come la gente fa per sopravvivere davanti a questa società. O sistema capitalista, ele é um sistema que parece um grande mercado. Il sistema capitalista sembra un grosso mercato. O seu objetivo central é o lucro. Il suo obiettivo centrale è far profitto. E tudo praticamente nele vira mercadoria. E tutto nel sistema capitalistico diventa merce. E como mercadoria que vai ao mercado, você tem mercadoria de mais ou mercadoria de menos? E le merci che vanno al mercato, tu puoi avere merce di più o merce di meno. Inclusive, tratamos disso quando falamos da classe trabalhadora, porque ela mesma vira também uma mercadoria nos marcos do nosso sistema capitalista. Parliamo anche che sul capitalismo anche noi lavoratori diventiamo merci. E se de um lado a classe trabalhadora é detentora da força de trabalho, que é parte do processo produtivo no sistema capitalista, se da una parte la classe lavoratrice è la forza lavoro che fa girare questo sistema capitalistico, os meios de produção está na mão de uma outra classe social, que é a classe dominante, a quem chamamos de burguesia. I mezzi di produzione sono in mano di un'altra classe, quella che chiamiamo di borghesia. E para colocar esse sistema em movimento, é preciso que a força de trabalho e os meios de produção estejam se relacionando continuamente na produção da riqueza e na distribuição dessa mesma riqueza produzida. Per far funzionare questo sistema, i mezzi di produzione devono essere costantemente in rapporto con le persone e la classe. E quem regula essas relações dentro do sistema capitalista é o seu Estado capitalista. E chi regolamenta questi rapporti nel sistema capitalistico è lo Stato capitalista. Independente nos seus mais variados governos, tipos de governos e de regimes políticos. Independente del tipo del governo, tutti i governi sul capitalismo esistono per regolare questi rapporti. Detto questo, vamos falar di Bolsonaro. Allora ne parliamo di Bolsonaro. Stiamo vedendo aí che assumiu la sua immagine qui. E sim, te vejo. Okay. Bolsonaro é um governo de ultradireita. Bolsonaro é um governo de extrema destra. Ele é defensor abertamente do racismo, do machismo. Defende abertamente o racismo e o masculismo. A LGBTfobia. LGBTfobia. È defensor da tortura. Difende anche i torturatori, la tortura come metodo. Ele è un defensor do regime autoritario, di preferenza militare, che è da Índia onde ele vem. Difende i regimi militari da dove lui viene, nella sua base. Ele è abertamente defensor e serve sem nenhuma reserva ao imperialismo norte-americano e é um admirador de Trump. Lui é um admirador de Trump e serve e ci tiene tanto a fare tutto quello che l'imperialismo del Nord America ci dice da fare, lo dice da fare. Ele é ligado às milícias, que é um braço, digamos que é a escória do braço armado do Estado. Ou seja,
Le milizie sarebbero tipo i mafiosi in Brasile che fanno parte stanno anche dentro la polizia, e è diciamo il braccio destro del governo Bolsonaro. Ligado à corrupção e a assassinatos. Legati a tante corruzioni e assassinati. E ele é um governo que, nesse momento de pandemia, defende também abertamente que não tenha quarentena. È un governo che in questo momento della pandemia, che come seguite è enorme in Brasile, difende che non si deve fare la quarantena. Primeiro ele dizia que era uma histeria da imprensa, quando se começou a falar da pandemia. Prima lui ci diceva che c'è stata una isteria da parte dei mezzi di comunicazione, dell'imprensa. Quando já não podia esconder o número de infectados e mortes, ele passou a dizer que era uma gripezinha. Quando lui non poteva più nascondere i numeri che crescevano dei contagiati morti, lui ha detto che era soltanto un piccolo raffreddore. E hoje, para fazer uma quarentena parcial, teve que ser tomado por iniciativa dos governos e prefeitos nos estados e municípios do Brasil. In Brasile, per fare una quarantena parziale, non totale, sono state fatte guidate dai governi delle regioni in Brasile, non dal presidente. Além disso, não posso deixar de dizer aqui que ele é abertamente defensor do genocídio indígena e que Lui as terras. chiaramente difende anche il genocidio indigene. E que as terras ocupadas por esses povos sejam ocupadas pelos latifundiários. E che tutte le terre che sono occupate per questi popoli originari, invece Bolsonaro vuole regalare ai gran proprietari di terra, latifundiario, latifundio. Nós temos hoje no Brasil, são 77 milhões de pessoas que estão desempregadas no subemprego ou na informalidade. Abbiamo oggi in Brasile 77 milioni di persone che o sono disoccupati o in lavori precari, completamente precari. Nós temos hoje no Brasil mais de 100, só para não errar aqui os números, para não dar um dado errado, que eu peguei agora recentemente, para você Ho ver que preso aqui. adesso l'ultimo dato in Brasile, adesso vado a cercare per non dire sbagliato. Nós temos 165 milhões de brasileiros que vivem em periferia. Abbiamo 165 milioni di brasiliani che abitano nelle periferie, nelle favelas. Nós temos 118 milhões de pessoas negras. Nós somos a maioria da população brasileira. La maggior parte della popolazione brasiliana sono neri, più della metà della popolazione brasiliana è nera. Desses 108, nós somos mulheres no Sono país. 108 milioni e quantas mulheres? 108 milhões de mulheres. 108 milioni di donne. E 15 milhões de homossexuais declarados. E E LGBTs declarados. 15 milioni di LGBT che si sono dichiarati LGBT.
Muitas vezes alguém há de nos perguntar por que aqui no Brasil, num país que tem tanto desempregado, um país de majoritariamente negro, um país que descende de indígenas, pode eleger um governo do tipo de Bolsonaro? Tanti ci chiedono come mai in Brasile, un paese così con tanti disoccupati, con tanti neri, indigene, come questa gente ha votato Bolsonaro. Bom, antes do governo Bolsonaro, quem governou o Brasil por quase 14 anos foi o governo do PT. Prima del governo Bolsonaro, chi governava il Brasile era il governo del PT, Partito dei Lavoratori. Loro hanno governato per 14 anni il Brasile. Esse partido foi o maior partido já costruito pela classe trabalhadora brasileira. Questo partito è stato il più grande partito costruito dalla classe lavoratrice brasiliana. E quando falamos dos números de pessoas que moram nas favelas, esses números não surgiram agora no governo Bolsonaro. Quando parliamo dei numeri delle persone che abitano nelle periferie, nelle favelas, questi numeri il governo Bolsonaro non ci fa vedere. Quando falamos do problema do racismo, do machismo e da LGBTfobia, que Bolsonaro é declaradamente contra, também já existia antes do governo Bolsonaro. Quando parliamo del razzismo, del maschilismo, della LGBTfobia, tutte queste cose esistevano già tantissimo prima del governo Bolsonaro. Porque o Brasil, quando os colonizadores chegaram aqui no ano de 1500, ele era abitado por povos indígenas. Perché il Brasile, quando è stato colonizzato, quando i portoghesi sono arrivati in Brasile nel 1500, il Brasile era un paese era il paese degli indigeni. E para que os colonizadores viessem e se firmassem aqui, eles tiveram que exterminar e escravizar uma parte desses povos. Perché per i colonizzatori, per si stabilire lì, abitare in Brasile, loro hanno dovuto fare un esterminio, un vero genocidio di quella gente, di quei popoli originari indigeni che c'erano lì, anche schiavizzarli. Há historiadores que dizem que foram exterminados mais de 4 milhões de indígenas. Cioè, la storia ci dice che sono stati sterminati, morti, più di 4 milioni di indigeni. Foram 3 milhões assassinados dos 4 milhões que existiam no país. Sono stati 3 milioni uccisi dai 4 milioni che c'erano prima, quindi è rimasto soltanto 1 milione di indigeni. A colonização que houve para o desenvolvimento do capitalismo na América, La tanto. colonizzazione che c'è stata per lo sviluppo del capitalismo nell'America Latina. Resultou no assassinato di 70 milhões di indígenas. È stato il risultato di 700. Qual che è il numero vero? Desculpa. 70 milhões de indígenas na È América. stato il risultato di 70 milioni di indigeni uccisi. E na América foram escravizados 10 milhões de negros que foram arrancados, forçados da África. In America tanti neri sono stati forzati a fare il lavoro schiavo venuti dall'Africa. Desses 10 milhões que foram arrancados da África, 4 milhões vieram para o Brasil. 10 milioni che sono stati obbligati, schiavizzati forzatamente a venire in Brasile, 4 milioni sono venuti in Brasile.
Para se ter uma ideia, na repartilha da África pelos países imperialistas europeus e pelos Estados Unidos, só nos anos de 1860 a 1900 foram assassinados 55 milhões de africanos. Repete, por favor. Para se ter uma ideia. Per avere un'idea, na partilha do continente africano. Nella divisione che c'è stata del continente africano. Pelos colonizadores europeus. Dai colonizzatori europei. E nordamericano. I nordamericani. Degli Stati Uniti, precisamente. Entre 1860 e 1900. Tra 1860 e 1800. Foram assassinados 55 milhões de africanos. São stati uccisi 55 milhões de africanos. Mas para além da força. Mas più que la força. Foi se criada também toda uma ideologia. É stata criata anche tutta un'ideologia. De que nós os negros. Di chi noi neri somos menos capaces que os brancos. Non siamo capaci come i bianchi. E essa era a razão pela qual os negros teriam que trabalhar na condição de escravos para servir a burguesia branca. E questa era la ragione per cui i neri dovevano lavorare in condizioni di schiavi per servire la borghesia bianca. Se vocês tiverem a oportunidade de um dia vir ao Brasil ou de buscar conhecer como viviam os negros. Se qualcuno di voi magari una volta avete l'opportunità di conoscere il Brasile, verão que os negros durante o tempo em que foram escravizados, eles eram acorrentados com correntes de ferro e carregavam bolas de chumbo de ferro pesados para que eles não pudessem fugir enquanto estavam trabalhando na lavoura. Potete vedere in Brasile, se avete l'opportunità, le catene di ferro in cui i neri erano incatenati in piazza pubblica. E nisso foram trabalhar nos canaviais, na plantação de cana de açúcar, para exportar açúcar para a Europa. Loro lavoravano nelle piantagioni di canna di zucchero per inviare in Europa, poi. Na plantação de café, no cultivo de café. Anche nella piantagione di caffè. Sem contar que o primeiro produto a ser exportado aqui do Brasil foi exatamente o nome que ele leva, que é o pau-brasil. Diciamo che la prima cosa che è stata esportata del Brasile, che per cui si chiama Brasile, che è il pau-brasile, che è un tipo di legno rosso che c'è stato la prima esportazione fatta dal colonizzatore. Tutto questo era raccolto dai neri. Che era para colorir, né, para colorir, inclusive, e tingir as roupas da borghesia europeia. Era per dipingere i vestiti della borghesia in Europa. Os negros, quando chegavam no Brasil, eles saíam da Itália e vinham para o Brasil, acorrentados nos navios negreiros. I neri quando uscivano dall'Africa incatenati nelle barche dei neri per arrivare in Brasile. Muitos morriam na travessia pelos maus tratos. Tantissimi non ce la facevano attraversare l'oceano in quelle condizioni e lì morivano. E erano giocati al mare. E erano lanciati al mare i suoi corpi. E se hoje o Pacífico é um verdadeiro céu aberto com aqueles que estão fugindo de seus países e tentando refúgio na Europa
in America. E se oggi il mare Mediterraneo è un cimitero a cieli aperti, a quelli che stanno provando a trovare una vita migliore in Europa, na fase decadente do sistema capitalista, in questa fase decadente del sistema capitalistico, o Oceano Atlântico também era um cemitério de céu aberto, com os corpos negros. L'Oceano Atlântico è stato anche, come oggi il mare del Mediterraneo, un cimitero a cielo aperto. Com os corpos negros que não conseguiram chegar ao Brasil e aos países da América para trabalharem na condição de escravos. Con i corpi dei neri che non riuscivano ad arrivare al Brasile per lavorare nella condizione di schiavi. E durante 380 anni no Brasil, os negros e negras foram escravizzati. La schiavitù in Brasile c'è stata durata 380 anni. I neri sono stati schiavizzati durante 380 anni. Nós temos apenas 132 anos de abolição da escravidão no Brasil. Abbiamo soltanto 132 anni di abolizione della schiavitù in Brasile. È molto recente. È troppo recente. E quando saímos das senzalas? Quando siamo usciti della senzala, senzala era, era il posto dove lasciavano abbandonati e incatenati gli schiavi in Brasile. Saímos sem casa. Loro, quando è finita quella condizione, i neri sono usciti, però non avevano una casa. Sem trabalho. Non avevano lavoro. E sem ter o que comer. E neanche quello da mangiare. E é isso, e é essa população que durante 380 anos enriqueceu a burguesia brasileira, europeia e depois norte-americana. Questa popolazione che durante 380 anni ha arricchito così tanto l'imperialismo europeo e nordamericano, la borghesia, que hoje maggioritariamente vivem nas favelas do Brasil. É questa popolazione che la maggior parte vive oggi, abita oggi nelle favelas brasiliane. A maioria dos desempregados. La maggior parte dei disoccupati. Os que vivem na mais completa miséria. Tutti quelli che vivono nella più assoluta miseria. E daqueles que vivem no mercado informal. E tutti quelli che lavorano in situazione peggio di una situazione precaria, diciamo. Dentro disso, as mulheres negras. Davanti a tutta questa situazione, le donne nere. São as que têm os menores salários. Sono quelli che guadagnano di meno, lo stipendio più basso. É a maioria dos 40% de lares que são chefiados por mulheres. Queste donne nere sono la maggior parte mamme da sole, sono quelli che gestiscono la casa da sola e i suoi figli senza i loro mariti. São as que também perdem o emprego primeiro. Sono anche queste donne nere che perdono il lavoro prima di qualsiasi altri. Foram vítimas do estupro durante o período da escravidão. Sono state vittime di stupri durante tutto il periodo della schiavitù in Brasile. Foram retiradas dos seus filhos para amamentarem os filhos dos senhores de escravos. Forzatamente i loro figli sono stati tolti da loro perché loro dovevano alimentare i figli dei bianchi. É
Eram as mulheres que faziam a iniciação, as negras que faziam a iniciação sexual dos filhos dos senhores de escravos. Erano queste donne nere che iniziavano, che erano obbligate a iniziare la vita sessuale dei figli dei signori bianchi. Perché as signorinhas, as brancas, moças, pudessem casarem-se virgens, come queria a igreja. Perché le figlie dei signori bianchi dovevano sposarsi vergini. Quindi l'iniziazione sessuale era dei bambini bianchi era fatta da queste donne nere forzatamente. Noi nunca conhecemos o non trabalho. Non abbiamo, noi donne nere non abbiamo mai conosciuto il non lavoro, non lavorare. Nunca tivemos o direito di cuidare e criare os nossos filhos e carregare i nostri braços. Non abbiamo mai avuto la condizione di tenere in braccio i nostri figli. Os nossos filhos sempre foram muitas vezes criados sozinhos. Nostri figli sono stati cresciuti quasi sempre da soli. Sem direito à escola. Senza poter andare a scuola. São jovens que não entram no mercado de trabalho. São jovens que não riescono a entrar no mercado de trabalho. Majoritariamente, né? La maior parte. Mas são a maioria dos que estão encarcerados hoje. E são anche la maior parte di quelli che stanno nelle carceri. Hoje no Brasil nós temos mais de 700 mil encarcerados. Abbiamo oggi in Brasile più di 700.000 incarcerados. Persone in carcere. A idade média è entre 18 e 29 anos. L'età media di negra e pobre. L'età media di questa popolazione in carcere è tra 18 e 24 anni. Sono neri, giovani e poveri. Sono anche la maggioria degli assassinati. Sono anche la parte della popolazione che viene di più, che è di più uccisa. Sta latendo ora è Romeo. Questo cane adesso è Romeo. Bom, mas também podemos dizer que os negros, assim como os índios no Brasil, possiamo anche dire che i neri, così come gli indigeni in Brasile, também tiveram que lutar e continuam lutando muito. Hanno lottato e continuano a lottare tantissimo, a resistere anche. Durante a escravidão, durante il periodo della schiavitù, foram criados vários quilombos para fugirem do cativeiro e na luta pela liberdade. Sono stati creati diversi quilombos. Quilombos vuol dire è una specie di comunità dei neri che scappavano della condizione di schiavi. E creavano queste comunità di autogestione loro. Um dos mais conhecidos foi o Quilombo dos Palmares, que foi liderado por Zumbi, por sua avó e por Dandara, sua companheira. Uno di questi quilombos, di questa comunità autogestita dai neri, uno molto conosciuto viene chiamato di Quilombo dos Palmares, che è stato gestito da un schiavo che è riuscito a scappare e creare questa comunità, questo quilombo. Lui si chiamava Zumbi dos Palmares, anche la sua moglie che si chiamava Dandara. E agora no dia 25 di luglio. E adesso nel 25 luglio è il dia latinoamericano e caribegno della mulher negra.
è la giornata latinoamericana e del Caraibe delle donne nere. Nessa data, nós lutamos contro la violenza das mulheres negras. In questa data noi dobbiamo lottare, scendere in piazza contro la violenza che soffrono le donne nere. E também, falamos da história da luta das mulheres, porque toda a escravidão não se deu pacificamente. Parliamo anche sempre di tutta la storia della lotta delle donne, perché la storia delle donne non è mai stata una storia pacifica. Assim como não foi nem dos escravos de conjunto, nem dos índios. Così non è stata pacifica neanche la storia degli schiavi, tantomeno dell'indigene. Dito isso pode explicar o fato de que trabalhamos como na condição de escravizados por 380 anos. Questo vi può spiegare che noi abbiamo lavorato nella condizione di schiavi durante 380 anni, però E di ter uma libertação sem nenhum tipo de reparação. abbiamo avuto questa libertà senza nessun tipo di riparazione, di legge che includesse questa popolazione nella società. È o che explica o surgimento das favelas no Brasil. È questo che spiega il sorgere delle favelas in Brasile. E che somos a maioria dos desempregados e Siamo anche la maggior desempregadas, parte dei disoccupati, più dos mais pobres. poveri. E che agora na pandemia E adesso con questa pandemia. somos também aqueles que mais morrem. Siamo anche quelli che muoiono di più. Por falta, tanto por conta do vírus, Tanto per il virus, e também por falta da assistência. quanto per la mancanza di un'assistenza sociale. Porque o Sistema Único de Saúde no Brasil. Perché il Brasile ha un sistema unico di sanità Che è completamente precarizzato. che è stato completamente precarizzato, E che abbandonato. già stava in colapso antes da pandemia. Era già in collasso prima della pandemia. E che con la pandemia esse quadro apenas si aggravò. E con la pandemia, questo quadro, questa realtà del sistema unico della sanità brasiliana è peggiorato tantissimo. E que apesar da subnotificação dos números, já são mais de 75 mortos. E nonostante la sottovalutazione che fanno dei numeri, perché in Brasile non vengono fatti tamponi quasi mai, siamo già arrivati a 75.000 morti. E segundo os dados oficiais, mais de 1 milhão de infectados. Più di 1 milione di contagiati. Mas esse número não corrisponde de fato à realidade. Però questo numero non vuol dire che non corrisponde alla realtà. Per Só para citar um exemplo, dire un esempio, o prefeito da cidade de São Paulo. il prefetto della città di San Paolo Fez um teste aleatório por amostra. ha fatto un test aleatorio, un test Por così amostragem. senza per dimostrare la situazione. E confirmou o resultado de mais de 1 milhão de infectados somente na cidade de São Paulo. Então, não é possível que em todo o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, nós tenhamos quase que esse número. Allora, provo a rispiegare. Questo prefetto di San Paolo ha fatto un test, ha lanciato un tot di test e dopo
questi testi fatti, solo nella città di São Paulo sono venuti un milione di infettati, quindi è impossibile dire che è un milione in tutto il Brasile, visto che con il test fatto un milione era soltanto la città di São Paulo. Mas para além do vírus, para além do coronavírus, però oltre il coronavirus e tutte queste morti, existem os assassinatos de jovens nas periferias das cidades. C'è il grossissimo problema dei giovani che vengono uccisi nelle periferie, favelas brasiliane. E agora até crianças são assassinadas. E adesso anche i bambini vengono uccisi. Além disso, por pressão dos grandes empresários nacionais e internacionais, a quarentena que já era parcial, agora também está chegando basicamente ao fim. Adesso la pressione che fa la borghesia per tornare a far girare l'economia, la quarantena che era prima già fatta di modo parziale, adesso non la fanno neanche più. E non sono di settori che sono essenziali a popolazione nesse momento di pandemia. Sono tornati a lavorare tutti quelli dei settori che non sono essenziali per la sopravvivenza. São as mineradoras, as montadoras de veículos, as empregadas domésticas, e no caso das empregadas domésticas tem uma coisa emblemática. Le fabbriche di auto, di macchine, poi le lavoratrici che fanno lavori domestici. Tutti questi continuano a lavorare anche se non è un lavoro essenziale. Só para citar um exemplo, para a gente não ficar aqui e já ir para as partes dos finalmente, porque para toda essa desgraça tem saída. Per finire, per non stare qui sempre a dire solo le disgrazie, le cose brutte, dobbiamo dire anche che per tutta questa cosa esiste sì una via di uscita. Ma antes disso, quero citar un esempio do grau di crueldade e di desprezo pela classe trabalhadora e principalmente os negros e negras. Però prima di parlarne di questa via di uscita, volevo raccontarvi un esempio di una situazione, di un livello di crueltà enorme che c'è stato con la popolazione nera in Brasile. Nazionalmente foi divulgato, e acho che internazionalmente também, vocês devem ter ficato sabendo, di una criança di 5 anni che foi morta perché caiu di un prédio con mais di 30 metri di altura. Poco fa è stato notiziato, tutti i mezzi, forse anche qui in Italia, ci hanno fatto vedere la storia di un bambino di 8 anni che è morto. Quanto? 5 anni. Ah, di 5 anni, che è morto perché è caduto da un palazzo di 30 piani. Il nome dele era Miguel. Il suo nome era Miguel. Figlio di una impiegata domestica. Figlio di una donna lavoratrice domestica che va a fare le pulizie a casa delle altre donne ricche. Trabalhava na casa do prefeito de uma cidade do estado de Pernambuco. Questa mamma che ha perso il suo figlio lavorava per il prefetto di una città dello stato di Pernambuco. In plena pandemia, ela não teve direito à liberação do seu trabalho, ela era obrigada a trabalhar.
Durante la pandemia, questa signora, questa lavoratrice, non ha potuto rimanere a casa, è stata obbligata ad andare al lavoro. Per lavorare, ela teve que levar o filho perché non tinha creche né escola, perché estava fechado por conta da pandemia. E per poter lavorare, lei ha dovuto portare il suo figlio con sé perché le scuole e i nidi erano chiusi in quel momento. À tarde, ela saiu para passear com o cachorro da patroa. Nel pomeriggio, lei è dovuta scendere per portare il cane a fare la pipì. E a sua patroa estava em casa fazendo as unhas, cuidando das unhas com uma manicure. E la sua capa era a casa tranquilla, che aveva lì la sua estetista e metteva lo smalto nelle unghie. Il suo figlio caiu e morreu. Il suo figlio, il figlio di questa lavoratrice, è caduto di questo 30 piani, di questi 30 piani del palazzo e ovviamente è morto subito. Isso revela várias coisas. Questo ci fa vedere tantissime cose. Ela não teve direito à quarentena porque tinha que cuidar dos serviços domésticos da casa dos seus patrões. Lei non ha avuto il diritto di fare la quarantena perché doveva fare cura dei lussi dei suoi capi. Coisa che è molto comune aqui no Brasil. Questa cosa è estremamente comune in Brasile. E Bolsonaro chegou a decretar che essa atividade profissional era essenziale. Inclusive. Questo lavoro di donna della polizia, se non mi sbaglio, si dice qui in Italia, Bolsonaro diceva che era un lavoro essenziale. Assim come il trabalho do salão de beleza. Così come il lavoro dei parrucchieri, gli estetisti. E essa mulher negra, e questa donna nera, che trabalhava come empregada domestica, che faceva questi lavori domestici, trabalhava na casa do prefeito, mas o seu salário vinha da prefeitura. Lavorava nella casa di questo prefetto, però il suo stipendio non veniva pagato da lui, veniva pagato direttamente dalla prefettura di questo stato nell'estato di Pernambuco. Além di non assegurare il diritto a quarantena, il prefetto ainda si utilizza del metodo da corruzione e utilizza il servizio pubblico per garantire gli interessi privati. Questo prefetto non ha permesso a sua impiegata a fare la quarantena e anche per pagarla si utilizzava del metodo della corruzione. Além di sua mãe e da manicure correrem o rischio di essere contaminata na ida e a volta al trabalho. Perché anche la sua madre, la madre di questo bambino e questa estetista che andava a mettere lo smalto nella capa correvano il rischio di essere contagiati. E assim tem sido a vida das empregadas domésticas? E così è la vita di queste donne della polizia in Brasile. A vita dos operários. La vita degli operai. A vita dos que trabalham no transporte. La vita di tutti quelli che lavorano con i mezzi di trasporti. A vita dos profissionais de saúde, que muitos já perderam suas vidas por falta di proteção, di equipamento di proteção individual. Tutti quelli che lavorano nella sanità, che stanno perdendo, che stanno morendo, perdendo la loro vita perché non hanno gli strumenti necessari di sicurezza per andare al lavoro.
E esses profissionais e esses pacientes que hoje estão contaminados são os pobres, majoritariamente, e os negros, majoritariamente, que vivem nas periferias das cidades, porque a pandemia já passou do seu pico nas classes alta e média daqui do Brasil. Quindi la maggior parte dei contagiati in Brasile sono i poveri, i neri, sempre la maggioranza, perché la pandemia in Brasile ha già ultrapassato il picco. E... O final, Vera? A pandemia acabou o pico e? Acabou o pico da pandemia acabou nas classes altas e média alta daqui do Brasil. Scusate, il picco della pandemia è finita nelle classi alte, nella borghesia. Invece i poveri ancora continuano a crescere i contagiati tra di loro. Bom, esses são algumas coisas, apenas alguns exemplos de como funciona o sistema capitalista. Questi sono soltanto alcuni esempi di come funziona il sistema capitalistico. In pleno secolo XXI. Nel ventunesimo secolo. Con un grande avanzo tecnologico. Con tutti gli avanzi, con tutta la tecnologia che abbiamo. Con una produzione di ricchezza, di alimenti, molto superiore a quello che noi precisiamo per sopravvivere. Riusciamo a produrre cibo in quantità anche molto superiore a quello che abbiamo bisogno per sopravvivere. No entanto, tem muita gente passando fome e morrendo. Però continuano ad avere tante persone che muoiono e non hanno nulla da mangiare. Sejam pelos assassinatos. Per gli assassinati. Seja pelo Covid, perché non tem respirador e nem leitos di UTI. Sia anche per il Covid-19 che non ci sono i ventilatori neanche i posti letti negli ospedali. Falta di medicazione. Mancano tutte le medicine. E também porque eles não têm muitas vezes nem água e nem sabão para garantir a higiene mínima. Tantissimi non hanno neanche acqua e sapone per lavarsi le mani. Não tem álcool em gel, embora o Brasil seja um dos maiores produtores de cana-de-açúcar e exportador de álcool e pode produzir gel em abundância. E non c'è l'alcol gel che si poteva utilizzare per l'igiene, anche se il Brasile è il paese che produce tantissima canna di zucchero, è uno dei più grandi produttori di alcol nel mondo. È una delle principali esportazioni, nonostante quello, alcol gel non c'è per la gente. E o governo? E questo governo? In plena pandemia, ao invés di garantire a quarentena, garantire la renda e il salario para que os trabalhadores possam salvar as suas vidas. Il governo durante la pandemia, invece di garantire un reddito ai lavoratori, garantire che loro possano rimanere a casa, no, ha fatto completamente diverso di quello. Trasformò in un grande negozio. Ha trasformato questa cosa come un gran affari. Porque nas nossas vidas no sistema capitalista, ou é mercadoria que se joga fora, ou é uma mercadoria que você pode utilizar para ganhar muito dinheiro. Porque le nostre vite in questo sistema capitalistico è una merce, però una merce che o va buttata o una merce che si utilizza per fare ancora più profitto in questo sistema.
Então, existem muitos escândalos de corrupção na aquisição de respiradores que si busca in outros paesi. Ci sono tantissimi scandali di corruzione con la compra dei ventilatori per gli ospedali in Brasile. Mesmo che no Brasil nós tenhamos tecnologia para produzir respiradores e teste em massa. Anche se il Brasile è un paese che ha sì la possibilità e la tecnologia per fare i ventilatori, tutti i test, tampone in gran quantità, in quantità di massa. Ma questa non è la politica del governo perché questo non è lucrativo. Però questa non è la politica del governo perché questo non fa profitto. Né per i laboratori. Neanche per i laboratori. Né per l'industria che fornisce i respiratori in altri paesi. Neanche per le industrie che provengono, che danno i ventilatori agli altri paesi. E perché quando você decreta o stato di emergenza, il governo può fare le compre senza fare nessun tipo di licitazione? Quando viene decretato lo stato di emergenza, il governo può comprare delle cose senza che abbia bisogno di un decreto legge. Além disso, nós moramos num país que tem a maior concentração de água, maior reserva de água doce do planeta. Il Brasile è uno dei paesi che ha la più grande riserva di acqua dolce del pianeta. Ma esistono varias case che non tem água encanada o se tem água non chega. Però ci sono tantissime case in Brasile che l'acqua neanche arriva. Para se ter uma ideia, São Paulo é a 10ª cidade mais rica do mundo. Per avervi un'idea, per farvi un'idea, São Paulo è la 10ª città più ricca del mondo. E tem 78 bairros che non tem água regular, encanada. Ci sono a São Paulo 78 quartieri che non arriva acqua di modo regolare. Além disso, a fome è una realtà nel nostro paese. Anche la fame è una realtà in Brasile. Mesmo che il Brasile sia la 9ª economia del mondo. Anche se il Brasile è la 9ª economia più grossa del mondo. Então, chi explica questa disgrazia che noi viviamo? Cosa spiega tutta questa situazione disgraziata che stiamo vivendo? Perché tutto nel sistema capitalista non passa di negozi. Perché tutto nel sistema capitalistico non passa di interessi per i profitti. Inclusive la nostra morte. Anche la nostra morte. Il prefetto di São Paulo fez una contratazione di una impresa che paga il prefetto. Il prefetto di São Paulo ha contratato una impresa e ha pagato mais de 9 milioni di reais. Più di 9 milioni di reais para empilhar os corpos da classe trabalhadora che sono enterrados em valas. Per fare le montagne di corpi dei lavoratori che non c'è più da dove mettere, di tanti morti che ci sono. Semelhante ao che acontece negli Stati Uniti. Molto simile a quello che sta succedendo negli Stati Uniti. E por aí è comprensibile sapere perché os negros negli Stati Uniti si levantaram. E così possiamo capire, è più facile. Facile capire perché i neri negli Stati Uniti si sono scesi in piazza per lottare. Perché l'imperialismo, il paese più ricco del sistema capitalista. Perché il paese più ricco del sistema capitalistico.
Que tem 13% da população negra. Que há 13% da sua população negra. É a maior, essa população é a que mais morre, ou seja, é mais de 50% das mortes por Covid-19 nos Estados Unidos são de negros e não negros que vivem em condições precárias lá. Questa popolazione è quella che muore di più negli Stati Uniti per Covid-19. Sono 50% di tutte le morti che ci sono dal virus negli Stati Uniti sono morti dei neri. Além disso, sono spancados. Vengono anche picchiati. Assassinados. Assassinati. Uccisi. Disempregados. Sono disoccupati, licenziati, perdono il lavoro. E aquele che morrem, i seus parenti non podem sequer reclamare i seus corpos, perché muitas vezes non tem come pagare il servizio do hospital. E tutti quelli che muoiono non riescono neanche a pagare i servizi ospedalieri degli ospedali. E verem i suoi familiari. Os seus familiares e os seus entes queridos serem enterrados como indigentes. E questi familiari poi vanno nelle valle, non sono valle, nelle bare come indigente, come non cittadino, non riconosciuto. Então é perfeitamente compreensível entender porque os negros norte-americanos se levantaram depois de ver George Floyd sendo morto quase que em tempo real por um policial racista, por estrangulando ele até a morte. Così é muito più fácil de capire porque tutti i neri si sono alzati per rivendicare dopo quello che è successo con George Floyd negli Stati Uniti, con questa polizia razzista che lo ha soffocato fino alla sua morte. E a explosão dos negros nos Estados Unidos, assim como a solidariedade dos latinos e dos asiáticos, e la manifestazione, e la manifestazione dei neri negli Stati Uniti, siccome la solidarietà dei latini c'è da vedere con... Assim come da gioventù branca, anche la gioventù bianca, tem a ver com as condições de vida que se torna insuportável para nós da classe trabalhadora, os negros e pobres, nos marcos do sistema capitalista. Queste manifestazioni che stanno succedendo negli Stati Uniti, tutta questa solidarietà tra i giovani bianchi, neri, latini, c'è una cosa in comune che è la loro condizione di vita, la pessima condizione di vita che hanno negli Stati Uniti. Il razzismo permette que ao ser abordado um negro jovem, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo, assim como se levantou a Inglaterra e a França, é porque... O racismo permite que jovem, quando arriva a polícia, como é stato nos Estados Unidos, como é em Brasília, e anche como é c'è stato nell'Inghilterra, porque é tido como normal. Loro dicono che questo arrivo della polizia ai giovani, questo trattamento della polizia ai giovani, loro dicono che sia normale. A nostra vita è di medo costante. La nostra vita è di una costante paura. Di necessità costanti. Una costante necessità. E una discriminazione che è costante. E una discriminazione
che anche questa è costante. E esiste teoria para justificar. Esistono anche teorie per giustificare. Se antes a ciência dizia que nós éramos incapazes diante dos brancos, hoje le teorie scientifiche ci dicevano che noi neri non eravamo capaci di arrivare al livello dei bianchi. Hoje as teorias dizem que nós somos capazes e podemos nos afirmar como negros e podemos romper a barreira da pobreza através do empreendedorismo. Oggi ci sono teorie scientifiche che ci dicono che siamo capaci ad arrivare al livello dei bianchi, i livelli economici di vita, attraverso l'imprenditorismo. E che siamo capaci, come qualquer altro, di occupare luoghi nos postos di mando attraverso l'impoderamento. E ovviamente siamo sì capaci di arrivare ai luoghi di potere attraverso lo empowerment. Por trás dessa teoria, tá a justificativa. Dietro questa teoria, se mantém a justificativa de que somos pobres porque queremos, e que somos empregados porque gostamos. Se ci dicono che se siamo poveri è perché vogliamo essere poveri, se siamo disoccupati è perché non vogliamo lavorare. Questa teoria ci fa pensare queste cose. Come se ser pobre, passar fome, ser incarcerato fosse una escolha e non una condizione sociale. Come se morire di fame, non avere un lavoro, essere povere fosse una scelta nostra e non una condizione sociale. È come se non esistessero os ricos e bilionários, che sono ricos e bilionários esattamente perché viviamo una vita disgraçada come essa. Come se i ricchi miliardari non fossero così ricchi miliardari perché sulle nostre spalle, sulla nostra povertà, sulla nostra fame, è che loro sono diventati così miliardari. Il governo brasileiro, in plena pandemia, retirò il direito dos trabalhadori, deu un auxílio emergencial di R$600 parcelados in 3 mesi. Il governo brasiliano ha tolto tantissimi diritti dei lavoratori durante la pandemia. E ha fatto un auxilio, come se fosse un reddito di emergenza, di R$600 in rate, pagato in 3 rate diverse. Io non so che si dà in euro, ma non deve essere quasi nada. 600 oggi, un euro sono R$6. Então seria, bom, pouquíssimos euros. Sim, e para os bancos, R$600 são praticamente pouquíssimos euros. Isso para mais de 70 milhões de pessoas, enquanto destinou R$1,2 trilhão para os bancos e para as grandes empresas. Queste briciole ai lavoratori e più di i miliardi per le banche e per le grosse grandi ditte e imprese. Isso depois de já ter feito uma reforma trabalhista e uma reforma da previdência que tinham retirado direitos da classe trabalhadora brasileira. Tutto quello perché prima della pandemia avevano era già stata approvata una riforma del sistema pensionistico e una riforma dei diritti del lavoratore che ha tolto tantissimi diritti della classe. Ma come dicevamo, questo è risultato delle relazioni tra gli uomini. Come abbiamo detto, questo è risultato dei rapporti tra gli esseri umani, gli uomini.
e è parte del funzionamento e della natura del sistema capitalista. E fa parte della natura del sistema capitalistico. E che la classe lavoratrice, che è produttora della ricchezza, la classe lavoratrice, che è quella che produce tutta la ricchezza, e che la pandemia deve isso a mostra quando il 40% del planeta teve che parare as atividades in quarantena. La pandemia ci ha fatto vedere che è vero che è la classe lavoratrice che produce le ricchezze, perché con la pandemia la classe, quando si è fermata, questo è stato molto chiaro. Significa dire che noi abbiamo una tarefa immensa. Questo significa dire che noi abbiamo un compito enorme. Noi abbiamo che nos organizzare e garantire la solidarietà entre la nostra classe. Ci dobbiamo organizzare e garantire la solidarietà della nostra classe. Per assicurare l'alimentazione, perché tem alimenti in abbondanza. Per assicurare, per garantire la nostra alimentazione, il nostro cibo, perché ce n'è cibo in abbondanza. Perché è possibile parare e ficare in casa per assicurare la vita, se garantire la quarantena per tutto il mondo e funzionare solamente i servizi essenziali. È possibile rimanere a casa e far funzionare soltanto i servizi essenziali. E che nel funzionamento desses servizi sejam garantidos também a segurança dos profissionais che estão trabalhando. In questi servizi essenziali è possibile anche garantire con strumenti adeguati la sicurezza di questi lavoratori. Desde che i lavoratori si organizzino e controllino questi servizi. Però per questo, per far così, i lavoratori devono si organizzare e prendere in mano tutti questi servizi, il controllo di tutta questa cosa. Nesse sentido, o levante che occorreu nos Estados Unidos è un esempio per il mondo inteiro. In questo senso, le manifestazioni, tutto quello che stanno facendo negli Stati Uniti, i neri, è un esempio, deve servire di esempio a tutti noi. Assim como do Chile. Così come i lavoratori cileni. E in tanti altri paesi nel mondo che si levantano contro la fome, la miseria, il disemprego e la violenza. Così come tutti gli altri paesi nel mondo che si alzano contro la fame, la miseria e la violenza. La luta dos Estados Unidos demonstrou che os negros e brancos precisam se unir para defender não somente a luta a vida dos negros, mas do conjunto da classe trabalhadora. La lotta negli Stati Uniti ci sta facendo vedere che neri e bianchi devono lottare insieme per far valere l'interesse della nostra classe, della classe lavoratrice. E che la gioventù, principalmente as mulheres, estiveram na vanguarda dessa luta. E i giovani, principalmente le donne, sono stati in prima linea di queste lotte. As jovens negras, brancas e non brancas che stavano naquele processo rivoluzionario. Le giovani nere, bianche e non bianche erano nella prima fila di questo processo rivoluzionario. Che per la fome è necessario fare il saque per saciare la fome. Perché è necessario lottare per poter garantire, per non sentire più fame. Che i lavoratori precisano fare autodefesa per si proteggere dalla violenza del Stato che è assassino. I lavoratori devono si autodifendere per proteggersi di tutta la violenza dello Stato borghese. Outro exemplo que os Estados Unidos deixa é que a luta não é dos negros contra os brancos.
Un altro esempio che le lotte negli Stati Uniti dimostra è che la lotta non è dei neri contro i bianchi o viceversa. Ma del conjunto da classe trabalhadora, tra os governos e as grandes empresas capitalistas. Sono governi che attaccano la classe lavoratrice contro, per far valere gli interessi dei capitalisti. E se essa luta si estendeu à Inglaterra e à França, é porque os negros desse país vivem a mesma realidade dos negros dos Estados Unidos, que também não é diferente da vida dos negros aqui no Brasil, negros e negras aqui no Brasil. Se questa lotta degli Stati Uniti è arrivata anche in Francia e in Inghilterra, è perché la condizione di vita dei neri in questi paesi non è diversa come negli Stati Uniti, è la stessa come in Brasile e tanti altri paesi. E para já ir fechando, e per chiudere, um dos grandes problemas que a classe trabalhadora brasileira e mundial enfrenta é a falta de uma direção revolucionária. Uno dei grossi problemi che la classe lavoratrice ha oggi è la mancanza di una direzione rivoluzionaria. Perché per lottare dessa forma elas tiveram que passar por fora das burocracias e dos partidos traidores. Perché, come negli Stati Uniti, in altri paesi, questa gente che scende in piazza, che fa le manifestazioni, che resiste, deve passare, deve oltrepassare tutte le burocrazie sindacali e fare la lotta da soli, oltrepassare tutta la burocrazia. Assim come foi aqui no Chile. Não ouvi, Vera. Assim como no Chile. Così come c'è stato in Cile. E as razões pelas quais os negros se levantaram nos Estados Unidos. Le ragioni per cui i neri si sono alzati negli Stati Uniti. São as mesmas razões pelas quais os chilenos se levantaram no Chile. Sono le stesse ragioni su cui i cileni si sono alzati in Cile. E as mesmas razões pelas quais os brasileiros também se levantaram aqui no Brasil. E le stesse ragioni su quali i brasiliani si sono alzati in Brasile per manifestare. No mundo, e isso o sistema capitalista já garantiu? Siamo in tutto il mondo. E isso o sistema capitalista já garantiu? E il sistema capitalista ci ha già fatto vedere, ha garantito che è il desenvolvimento e a universalizzazione das forças produtivas, che lo sviluppo e tutte le forze produttive, l'universalità delle forze produttive e a internazionalizzazione também da classe trabalhadora. L'internazionalizzazione anche della classe lavoratrice. Il problema è che tutta produzione che facciamo mondialmente di forma entrelaçada, tutta la produzione che facciamo noi in modo relazionato, intrecciato, ela è appropriata di forma privata. Tutto quello che produciamo è preso in modo privato. E a tecnologia desenvolvida, ao invés de facilitar a nossa vida, se transforma num castigo. Utilizzato di forma privata e tutta la tecnologia che produciamo anche noi è utilizzata per fare violenza sopra di noi, per metterci in castigo. E o sistema capitalista, no grau de degeneração em que ele está, a realidade que apresentamos hoje, ela vai se agravando. Il sistema capitalistico
a livello che è arrivato oggi, si sta sempre di più peggiorando. Por essa razão, nós precisamos urgentemente da unidade da classe trabalhadora em cada país e também no mundo. Per questa ragione abbiamo assolutamente la necessità dell'organizzazione della classe lavoratrice, dell'unità della classe lavoratrice in Brasile e in tutto il mondo. Para que possamos socializar a ricchezza che già sta produzida. Per socializzare la ricchezza che è già stata prodotta. Che possamos impulsionarla. Possiamo farla crescere ancora di forma organizzata per l'attendimento delle necessità umane, soprattutto da quelli che lavorano. In modo organizzato per attendere le necessità dell'umanità e nelle cose essenziali per la vita umana. Precisamos distribuire tutto l'alimento che ha nel mondo. Dobbiamo distribuire tutto il cibo che c'è, socializzare tutto il cibo che c'è stato prodotto nel mondo. Precisamos pegar toda a tecnologia industrial e reconverter para a produção daquilo que é necessidade imediata. Dobbiamo prendere tutta la tecnologia che abbiamo e ricondurre per una necessità che è questa adesso immediata. Precisamos nacionalizar os bancos. Dobbiamo nazionalizzare tutte le banche. Che ele possa servir pro desenvolvimento da indústria e do comércio, da indústria e para finanziare tecnologia para assegurar as necessidades humanas. I soldi delle banche nazionalizzate devono finanziare le attività essenziali per la vita, per una buona vita in condizioni umane. Con tutta la tecnologia esistente nel mondo non ha nessuna giustificativa per che la classe lavoratrice tenha che lavorare 8, 10, 12 o 6 ore. È preciso lavorare meno per che tutti possano lavorare. Con tutte le tecnologie che abbiamo non è possibile giustificare perché noi dobbiamo lavorare 8 ore al giorno. Possiamo lavorare meno e lavorare tutti. Il desenvolvimento do conhecimento e da ciência esteja voltado para satisfazer as necessidades humanas e preservar as vidas humanas. E tutto lo sviluppo della scienza deve venire per proporzionare e garantire la qualità della vita umana. E dentro del capitalismo isso è impossibile di si risolvere. Perché dentro il sistema capitalistico questo è impossibile di risolvere. Perché isso só è possibile quando a gente controlla non somente o Estado. Perché questo sarà possibile solo quando prendiamo in mano il controllo dello Stato. Para isso nós precisamos destruir o Stato capitalista e construir o nosso. Dobbiamo distruggere, abbattere il sistema capitalistico e dobbiamo costruire il nostro sistema. E esercere la democrazia onde quer che estejamos. Che sia veramente democratico ovunque dove siamo. Di forma che possiamo planejar, esecutar e fiscalizzare. Quando possiamo pianificare, esecutare tutto quello che precisamo. Tutto quello che abbiamo bisogno. E esiste muita coisa para fazer. E c'è tanto da fare. E tem tudo che precisa per essere fatto. Abbiamo tutto quello che abbiamo bisogno per fare quello. Materia per risolvere prima, i nostri bisogni. Materia prima, meios di produzione, tanto as máquinas quanto mãos humanas.
come forza di lavoro umano. Abbiamo i mezzi di produzione, abbiamo la materia prima, abbiamo le macchine, abbiamo tutto per produrre quello che abbiamo bisogno. Ma per questo noi precisiamo distruggere la classe dominante, che è la burguesia, che vive molto bene dalla nostra disgrazia. Per quello dobbiamo combattere questa classe, che è la borghesia, che contribuisce così tanto per questa nostra disgrazia di oggi. E por mais que seja difícil, è una necessità di fare una rivoluzione socialista. Anche se è un compito difficile, non importa, perché è una necessità per la nostra vita fare una rivoluzione socialista. E assim como è una necessità la socializzazione della produzione, della ricchezza e dos meios di produzione. Così è anche una necessità socializzare tutta la ricchezza e i mezzi di produzione. E che ela seja controllata pelo conjunto daqueles che nella lavorano. La ricchezza deve avere il controllo sul conjunto di tutti i lavoratori, che sono quelli che producono la ricchezza. Deve essere socializzata tra di loro. Isso nós só podemos fazer de forma organizzata. Questo possiamo fare soltanto in modo organizzato, ordinato. In cada paese. In ogni paese. Ma anche è necessario che sia mondiale. Ma è anche necessario che questo sia un processo mondiale, internazionale. Por isso, precisamos construir o PEDAC. Per quello dobbiamo costruire il PDAC. Então você que está nos assistindo, por favor, venha construir conosco esse partido. Tutti voi che state presente con noi questa sera, per favore, venite a costruire questo partito. Assim como precisamos construir no Brasil. Così come abbiamo bisogno di costruirlo in Brasile. E costruire un partito della classe lavoratrice mondiale. Costruire il partito della classe lavoratrice mondiale. Che è la Liga Internazionale dei Lavoratori. Che è la Liga Internazionale dei Lavoratori. Então veja, o socialismo è una necessità. Quindi vedete, il socialismo è una necessità. E è perfettamente realizzabile. E ovviamente è possibile di realizzare. E che non è facile. Non è facile. Ma non è facile ficar desempregato. Però non è mica facile continuare disoccupato e passando fame, e sentendo fame. Esattamente. E nem sentindo fome. Non è facile non ter casa para morar. Non è facile non avere terra per plantare. Non è facile non avere una casa da abitare, non è facile non avere una terra per piantare. E per questo è preciso che i nostri compagni non negri luttino contro il suo razzismo, perché noi precisamos da unità della classe lavoratrice per lottare contro il sistema capitalista. Noi abbiamo bisogno anche che i nostri compagni non neri, i nostri compagni bianchi, si uniscano a noi per lottare e combattere il razzismo e il sistema capitalistico. Così come è preciso lottare contro il machismo e la LGBTfobia. Così come è necessario combattere le oppressioni come il maschilismo e la LGBTfobia all'interno della nostra classe. Porque precisamos unir a classe trabalhadora contro o jugo da opressão e da exploração. Porque dobbiamo unire la classe lavoratrice contro l'oppressione e lo sfruttamento. Nesse sentido, nós somos completamente diferentes das outras organizações, porque aqui nós vamos ter que dividir os oprimidos.
In questo senso noi siamo completamente diversi di tutte le altre organizzazioni perché qua dobbiamo dividere gli oppressi. Perché la lotta contro il razzismo non sta prima della lotta di classe. Perché la lotta contro il razzismo non è sopra la lotta di classe. Né contro il machismo, né contro la LGBTfobia. Neanche contro il maschilismo, tampoco nemmeno contro l'LGBTfobia. Perché ela non si realizza né antes da rivoluzione socialista e né durante. Ma è preciso che ela esteja combinata na luta contro a esplorazione. È necessario che la lotta contro il sistema capitalistico, la lotta della nostra classe, sia legata alla lotta contro tutti i tipi di oppressione. Oppressione, esplorazione e sfruttamento. Già sta tutto aí. Metade nós já fizemos do caminho, que foi produzir a riqueza. A nossa tarefa agora é nos organizarmos para ir buscá-la e socializá-la. Metà del compito è già stato fatto, che è produrre tutta la ricchezza. Adesso l'altra metà è organizzarci per controllarla e socializzare all'interno della nostra classe. Por isso a nossa classe non può essere dividida pelas opressões. Per quello la nostra classe non può mai essere divisa con le oppressioni. Precisa derrotar os reformistas. È necessario combattere i riformisti. È preciso distruggere e combattere e derrotare la burguesia capitalista. È necessario abbattere la borghesia capitalista. Socializzare i mezzi di produzione e la ricchezza prodotta. Socializzare i mezzi di produzione e tutta la ricchezza che abbiamo prodotto. Non è una cosa tão complicata. È difficile, ma non è complicata. E è necessaria, per questo noi precisamos fazer. E questa tarefa è nostra. Questo compito è nostro, anche se sembra difficile, è possibile e è una necessità. Questo è il nostro dovere. Para não termos que enterrar os nossos mortos, nem sermos humilhados e maltratados como somos todos os dias. Basta de humilhações e maltratamentos que abbiamo già, que viviamo tutti i giorni. Bom, a conversa foi bem longa, espero ter contribuído minimamente e espero encontrá-los mais vezes, espero que tenham gostado. E espero que venham construir conosco esse partido para a Revolução Mundial. Chiedo scusa perché questa chiacchiera è stata un po' lunga, però spero di cuore che tutti voi venite a costruire questo partito insieme a noi per fare la Rivoluzione Mondiale. Para que possamos exercer plenamente todas as nossas diferenças. Perché così possiamo pienamente esercere tutte le nostre differenze. Ma a partir das condições di igualdade materiale. Dal punto di vista delle condizioni di una uguaglianza materiale. Isso è un socialismo científico. Questo è il socialismo. Então, como disse Marx, trabalhadores de todo mundo unidos. Obrigada e boa noite. Como ha detto Marx, lavoratori di tutto il mondo, unitevi. Grazie a tutti. Adesso do la parola a Daniele Cofani che ci parlerà dell'immigrazione e del razzismo in Europa.
Sì, buonasera a tutte e a tutte, grazie, grazie Vera. Io cercherò, diciamo, di spiegare, di parlare sulle motivazioni che spingono milioni di migranti appunto a venire qui in Europa e come il razzismo viene utilizzato qui in Europa, qui in Italia, appunto contro questi migranti. Chiaramente in Italia, in Europa, noi non siamo immuni dal razzismo, anzi siamo, diciamo, i maggiori utilizzatori ed esportatori di questa malefica ideologia, con cui la borghesia pone le sue basi per sfruttare il proletariato sia in Italia ma sia il proletariato straniero. Le crisi migratorie che continuano ad alimentarsi da decenni sono proprio il frutto delle politiche imperialiste e predatorie degli stati europei, di cui l'Italia è uno dei principali paesi. Per imperialismo noi intendiamo, diciamo, la faccia più crudele del capitalismo, in cui pochi stati borghesi, ricchi, potenti, diciamo, con politiche di sottomettono e sfruttano la gran parte dei paesi a livello mondiale e gran parte delle popolazioni a livello mondiale, centralizzando la ricchezza di tutto il mondo in mano a pochissimi miliardari, senza nessun rispetto per la vita umana e senza nessun rispetto per la vita generale del pianeta. L'Italia da sempre è un paese colonizzatore e un paese imperialista. Già alla fine dell'Ottocento l'Italia aveva occupato parte dei territori dell'Africa, ma parte del Corno d'Africa. Queste occupazioni che sono poi aumentate durante il regime fascista con Mussolini, che non voleva essere da meno rispetto agli altri stati potenti europei. Mussolini che fece appunto la campagna d'Africa, con cui occupò tutto il Corno d'Africa, quella che veniva chiamata l'Abissinia, con stati che ora sono la Somalia, l'Eritrea, l'Etiopia, e occupò anche la Libia e parte degli stati dei Balcani. E tutto questo, diciamo, è stato fatto attraverso proprio l'ideologia razzista e suprematista, in cui appunto ci raccontavano che andavano ad occupare questi territori per esportare la cultura e la civiltà ad popolazioni che erano, diciamo, più arretrate. Invece l'unica cosa che hanno sempre diciamo, esportato i colonizzatori e gli imperialisti sono appunto l'oppressione, la violenza e lo sfruttamento. Lo continuano a fare anche oggi gli stati imperialisti attraverso le missioni militari, in cui ci raccontano e vanno ad esportare la democrazia. Invece, diciamo, li utilizzano come vere e proprie guerre per impossessarsi dei territori, delle ricchezze minerali dei vari paesi e appunto per, diciamo, conquistare aree geografiche, controllare e conquistare aree geografiche. Come diciamo prima, l'Italia è un paese imperialista e la sua attività, diciamo, predatoria e di dominio non cambia a seconda del tipo di schieramento politico che è al governo. Diciamo, tra la sinistra e la destra cambia solo, diciamo, la propaganda che mette in campo. Diciamo, la sinistra mette in campo una propaganda buonista, ipocrita, mentre la destra mette in campo una propaganda di odio e nazionalista. Però entrambe si basano sulla ideologia razzista, funzionale solo a far arricchire la borghesia imperialista italiana, sfruttando appunto altri paesi e altre popolazioni. Questo, diciamo, sistema di dominio imperialista internazionale viene effettuato anche grazie all'aiuto di alcuni regimi e di alcune dittature che, diciamo, sono filo imperialiste e hanno svenduto e continuano a svendere alle multinazionali gran parte delle ricchezze dei propri paesi, portando fino alla miseria, fino alla povertà intere popolazioni, sia in Africa come in Medio Oriente come anche in Asia. E diciamo quello che è successo nel 2010, così chiamata primavera araba, è stata di fatto una reazione, una risposta delle masse popolari arabe contro questo sistema di oppressione imperialista. Questa primavera araba, che è partita con una rivoluzione in Tunisia, ma poi si è allargata su tutta la parte mediterranea del continente africano, con rivolte in Marocco, in Algeria, ma soprattutto in Egitto, in Libia e anche in Siria. E questa rivoluzione araba, diciamo, sono riusciti ad abbattere dei regimi dittatoriali che erano decennali, come ad esempio Ben Ali in Tunisia, Mubarak in Egitto o Gheddafi appunto in Libia. E ancora oggi è in corso una rivoluzione in Siria contro la famiglia Assad.
Quello che è mancato, diciamo, a queste rivoluzioni, come diceva bene Vera prima, è mancata una direzione rivoluzionaria, è mancato un partito rivoluzionario non solo armato di forza e coraggio, ma armato anche di quella teoria rivoluzionaria. E parte di queste rivoluzioni sono state anche attaccate da alcune aree staliniste o castro-chaviste, soprattutto le rivoluzioni che ci sono state in Libia contro Gheddafi e quella che è ancora in corso contro Assad. E questo lo stanno facendo nascondendo la natura di classe e di massa di queste rivoluzioni, che ha visto le intere popolazioni insieme ai lavoratori durante gli scioperi generali che sono riusciti appunto a battere questi regimi dittatoriali. E queste, diciamo, aree castro-chaviste lo fanno per difendere la loro politica all'interno dei loro governi, che è una politica conciliatoria appunto con la borghesia, ma lo fanno sulle spalle di decine di migliaia di morti proletari che hanno fatto una guerra civile sia in Libia ed è in corso ancora una rivoluzione in Siria. Questo, diciamo, lo diciamo per evidenziare, per mettere, diciamo, in risalto come il capitalismo sia responsabile della devastazione di intere aree del nostro pianeta, generando appunto povertà e disperazione per tanti proletari, per milioni di proletari che sono poi obbligati ad emigrare. E poi gli stessi stati borghesi, gli stessi stati capitalisti, imperialisti, negano a questi proletari in fuga di fare, diciamo, un'immigrazione libera e concede a loro solo la possibilità o di morire nel Mar Mediterraneo o di venire in Europa con qualche permesso di soggiorno per lavorare nei lavori più umili, nei lavori più sottopagati. E quello, diciamo, che accade in Europa e in Italia. In Italia sono circa 30 anni che fanno delle leggi basate sull'ideologia razzista contro gli immigrati e contro l'immigrazione. Queste leggi sono anch'esse responsabili del genocidio dei migranti che sta avvenendo nel Mar Mediterraneo. Nel Mar Mediterraneo del 2013 sono morti più di 20.000 immigrati naufragati per scappare dalle guerre e dalla disperazione per venire in Europa. Questo, diciamo, sono vittime questi immigrati della tratta dei migranti, così definita, che ricorda molto tristemente la tratta degli schiavi. Guardando appunto a queste leggi italiane, noi mettiamo in evidenza che sono tutte, diciamo, concepite con un senso di emergenza, di ordine pubblico, di sicurezza. Nessuna di queste leggi è stata realmente scritta per rispondere alle reali necessità e alle reali problematiche dei migranti che scappavano dall'isperazione per venire appunto in Italia. Le prime leggi sulla immigrazione in Italia sono state negli anni 90, diciamo, ma quelle peggiori le abbiamo avuto nel 98 con la Turco Napolitano, che era un governo di sinistra. Questa Turco Napolitano ha istituito i CPT, che sono dei centri di permanenza temporale, in cui venivano imprigionati di fatto i migranti fino a 30 giorni prima di essere espulsi dal paese. Sì, perché i migranti, sì, dagli anni 90, venivano gestiti dal punto di vista economico, cioè a seconda della manovalanza che serviva sul territorio italiano. Poi le leggi peggiori è vero anche che l'ha fatta la destra, ma la sinistra non ha mai modificato queste leggi durante questi anni. La Bossi-Fini, fatta appunto da un governo di destra nel 2002, ha istituito uno strumento perverso, in cui appunto il permesso di soggiorno ai migranti veniva concesso solo subordinato a un contratto di lavoro. Quindi questi migranti tutt'oggi sono costretti ad accettare qualsivoglia tipo di contratto, qualsiasi tipo di salario per ottenere o per mantenere un permesso di soggiorno. Addirittura c'è stato un governo così definito progressista nel 2007, un governo in cui erano presenti tanti deputati di Rifondazione Comunista, come anche di Comunisti Italiani, che presentò un disegno di legge che neanche fu, diciamo, approvato perché durò molto poco questo governo, ma questo disegno di legge di Amade Ferrero era il segretario di Rifondazione Comunista, non cambiava nulla delle precedenti leggi razziste e xenofobe. Poi addirittura abbiamo avuto il pacchetto Maroni. Il pacchetto Maroni ha istituito nel 2008 il reato di immigrazione clandestina, cioè la clandestinità in Italia è stata introdotta attraverso una legge, e quindi tutti i migranti che erano senza permesso di soggiorno o arrivano senza documenti sono illegali e quindi possono essere espulsi. Nel 2017 invece, appunto col governo del Partito Democratico, ci fu la Mini di Orlando, che non cambiò nulla delle precedenti leggi, ma fecero anche un accordo con la Libia in cui l'Italia ha finanziato il controllo dei migranti nel Mediterraneo, ma anche il controllo dei confini subsahariani della Libia.
ma prevalentemente ha anche finanziato dei veri e propri centri di concentramento in Libia, dove vengono tuttora imprigionati gli immigrati, vengono torturati, vengono violentati e vengono stuprati. Poi le leggi più recenti, più malvagie, sono quelle che ha fatto Salvini, del precedente governo. Leggi, ad esempio la legge Salvini ha eliminato il permesso umanitario che veniva concesso ai migranti che chiedevano asilo politico, oppure è stato definanziato tutti i centri di accoglienza. Quindi ci siamo trovati all'improvviso con migliaia di immigrati nella strada, senza più assistenza sociale ed sanitaria. Inoltre è stato di fatto istituito un reato di salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. E questo Salvini l'ha fatto prevalentemente per andare contro alle navi ONG che salvano tutt'oggi gli immigrati nel Mediterraneo. Diciamo che l'ideologia razzista e xenofoba di questo armamentario legislativo che c'è qui in Italia è stata fatta ed ancora funzionare per creare un esercito di riserva di lavoratori super sfruttati, sotto ricatto, e sono lavoratori prevalentemente appunto immigrati ed emigrati, e soprattutto neri ed africani. E diciamo, durante questa pandemia è espressa tutta la brutalità di queste leggi e tutta la brutalità di questo sistema sociale economico. La quarantena per i migrati è voluto dire perdere il posto di lavoro, come anche gli italiani, ma per loro è voluto dire perdere anche il permesso di soggiorno. La gran parte degli immigrati lavorano con contratti precari o con contratti a nero, e per loro è voluto dire perdita del salario e perdita di qualsiasi tipo di diritto. La quarantena per gli immigrati è voluto dire vivere dentro ad appartamenti affollati, dentro a delle occupazioni dove le condizioni igienico-sanitarie erano pessime. E il momento in cui partire, diciamo, un focolaio pandemico all'interno di qualche comunità di immigrati, il governo l'ha subito trattato come un problema emergenziale di sicurezza e non come un problema sanitario, mandando loro solo polizia e militari e scagliando contro i lavoratori immigrati i lavoratori italiani, e questo attraverso, diciamo, un razzismo strutturale all'interno della società che divide appunto la classe lavoratrice. Rispetto a tutto questo, noi diciamo che non esiste riforma, non esiste nessun governo progressista che possa, diciamo, sconfiggere il razzismo, perché il razzismo, insieme a tutte le altre oppressioni, è alle basi del capitalismo, appunto per dividere, opprimere e sfruttare la classe lavoratrice. Lo vediamo con quello che sta facendo la sinistra all'interno di questo governo, sinistra rappresentata da Liberi Uguali. Liberi Uguali che lo scorso anno, i deputati di Liberi Uguali, che lo scorso anno andavano sulle navi delle ONG a portare solidarietà ai migranti che venivano lasciati fuori dai porti da Salvini. E oggi invece il ministro Speranza della Sanità, che rappresenta la sinistra dentro a questo governo, in piena pandemia ha chiuso i porti a degli immigrati dicendo che l'Italia non era un porto sicuro, mentre considerava un porto sicuro la Libia, dove avvengono violenze, stupri e appunto torture. E quello lo vediamo anche come il ministro Speranza sta gestendo la questione dei nuovi contagiati che vengono in Italia attraverso i voli. E ad esempio qui a Roma ha, diciamo, colpevolizzato la comunità Bangladesh che tornava in Italia per lavorare, ma ha nascosto invece le responsabilità delle lobby, delle compagnie aeree che hanno voluto riaprire i voli senza nessun controllo e senza neanche più il distanziamento sociale. O lo vediamo, diciamo, con quello che sta svolgendo sempre il ministro Speranza nella gestione dei nuovi attracchi, dei nuovi sbarchi dei migranti provenienti dall'Africa. A loro impone tamponi e, diciamo, anche un isolamento obbligatorio con la polizia, l'esercito a controllarli, mentre, diciamo, continuano tutt'oggi a concedere ai padroni di poter tenere aperte le fabbriche, di tenere aperti i luoghi di lavoro, anche nonostante ci sono decine e decine di lavoratori che sono infettati. E questi lavoratori, per salvare la propria pelle, per salvare la propria vita, sono costretti a scioperare. Quindi, per concludere, noi diciamo che nessun riformista può essere antirazzista. Non può essere antirazzista il ministro Speranza, non può essere antirazzista la ministra Bellanova, che con la sua sanatoria ha dato la possibilità di avere un permesso di soggiorno solo ai migranti che andavano a lavorare come braccianti nei campi, soprattutto neri ed africani, e ha dato la possibilità di avere un permesso di soggiorno solo alle donne che andavano a svolgere un lavoro di cura, come le badanti. Non possono essere considerati antirazzisti
tutti i deputati di Liberi Uguali, che proprio l'altro giorno in maniera ipocrita hanno votato contro il finanziamento dell'accordo alla Libia, ma sostengono questo governo che appunto ha finanziato di nuovo i campi di concentramento libici. Governo che proprio di recente, attraverso un decreto, ha stanziato 1 miliardo di euro per attivare 40 missioni militari in Africa ed in Asia. Queste missioni militari che vengono svolte prevalentemente ed esclusivamente per far arricchire la borghesia imperialista italiana, sfruttando appunto paesi e sfruttando altre popolazioni. E tutto ciò, come abbiamo detto, è alla base poi dell'immigrazione. E Malcolm X diceva che non può esistere capitalismo senza razzismo, e noi appunto diciamo che per abbattere il razzismo e per abbattere tutte le oppressioni bisogna ribaltare questo sistema, abbattere il capitalismo. E lo spiegava bene Vera. Come lo possiamo fare? Lo possiamo fare attraverso costruendo le lotte, unendo le lotte dei lavoratori, senza nessuna distinzione di razza, senza nessuna distinzione di genere, senza nessuna distinzione di religione, di nazionalità, e partendo anche da rivendicazioni, diciamo, transitorie, democratiche, come ad esempio la lotta contro le leggi contro l'immigrazione, oppure contro le leggi che ancora oggi, diciamo, generano precarietà nel mondo del lavoro. Unire le lotte dei lavoratori con le lotte sociali, avendo come obiettivo la costruzione magari di un vero sciopero generale. E all'interno di queste lotte dobbiamo costruire il partito d'avanguardia, il partito necessario alla classe lavoratrice per abbattere questo sistema, per costruire una società socialista senza più oppressioni e senza più sfruttamento. Noi, come partito di Alternativa Comunista, stiamo tentando di costruire questo partito in Italia e lo volemo costruire insieme a voi. E lo stiamo tentando di costruire anche a livello internazionale, con la LIT Quarta Internazionale, di cui appunto Vera è la portavoce del nostro partito brasiliano. Perché è evidente, ancora di più in questi giorni, come i padroni e come l'imperialismo è organizzato a livello internazionale per opprimere e sfruttare la classe lavoratrice. E quindi i lavoratori, per, diciamo, rispondere a tutto questo, devono armarsi di un'organizzazione politica di massa, di classe, appunto per abbattere questo sistema e costruire finalmente una società socialista. Ringrazio a tutti per essere stati con noi tutto questo tempo e vi chiediamo quindi di partecipare, di continuare a conoscersi attraverso le nostre iniziative online, attraverso il nostro sito web, attraverso i nostri profili Facebook. E questa assemblea Zoom andrà appunto, come ha detto Natale all'inizio, sul nostro canale YouTube e sui nostri canali social. Ringrazio a tutti per la presenza, ringrazio molto Vera per l'ottima relazione e per la sua presenza. Saluti a tutti quanti, compagni e compagne.